Io sono Mila e il mio animaletto magico Morphol può trasformarsi in qualunque cosa io voglia. Sì, grazie Jollyfant. Ora basta gelato. Gelato. Morphol, trasformati in un bulldozer. Così potremo pulire questo gran disastro di gelato. Ora Morphol non può trasformare. Morphol troppo pieno. Jollyfant non si ferma. Continua a fare gelato. Oh, non so più dove metterlo ormai. Già, e non fa per niente bene alla salute di Morphol. Forse la soluzione è trovare qualcosa di utile da far fare a Jollyfant. Ok, Jollyfant, mostra a Giraldo quello che sai fare. Cosa ne dici, allora? Ti andrebbe di farti dare una mano dal nostro abile amico Jollyfant? No! Perché così è troppo facile! La Giraldo Gelati non è una fabbrica di distribuzione di gelati! Io mi considero un artista! Oh! Guardate, c'è un incendio in quella casa! Ma al pompiere è finita l'acqua per spegnere il fuoco! E Morphol non può ancora trasformarsi! Non ce la fa perché ha mangiato troppo gelato! Jollyfant, usa il tuo gelato per spegnere l'incendio! Wow! Forse il nostro amico Jollyfant può essere molto utile ai vigili del fuoco della città. Sei stato bravissimo! Lo sai, sei un vero eroe. Un eroe? Mi ci vorranno giorni per pulire questo disastro. Oh, temo che il signor Vandibus abbia ragione. Mi dispiace non aver trovato il lavoro e il posto giusti per te, amico. Ma non ti preoccupare. Avremo sempre un posto tutto per te al Magic Pet Store. C'è nessuno? Buongiorno. Salve! Cerco un animaletto magico che possa venire a rallegrare i bambini dell'ospedale. Morphol, coraggio, trasformati in un elicottero. Ciao, Jollyfant. Oi.
molte cose intorno a noi hanno perso il loro colore. Morphle, trasformati in un pennello magico e va a dipingere! Morphle, l'erba non è azzurra, è verde! Ma signore, il mio semaforo era verde! No, era verde dalla mia parte! È bianco! Tutti questi oggetti non hanno un colore! Oh, sono proprio come me! Che te ne vai in giro a togliere i colori alle cose in tutta la città! Non lo dovresti fare! Un mondo senza alcun colore non è affatto bello! È divertente! Già, è molto divertente! Andiamo a dipingere gli animali con colori bizzarri, sarà uno spasso! Sì! Ah, eccoti qua, Croma. Ti stavo giusto cercando. In città stanno accadendo cose molto strane perché tu stai portando via tutti i colori. Morphle può aiutare Croma a sistemare ogni cosa ridipingendo tutto con i colori originali. Salve, ragazzi! Non so come, ma il camion dei pompieri ha perso il suo colore. Niente paura! Morphle e Croma possono aiutarla! No, Morphle! Il camion dei pompieri deve essere rosso! Proprio come te! Vi ringrazio tanto, Morphle e Croma! Ciao, Cloud Monster! Bene, sembra che lei avesse ragione. Prego, passi pure. Bravi! Siete riusciti a risolvere tutti i problemi della città! Morphle e Croma sono davvero un'ottima squadra! A Croma piace moltissimo dipingere! Sì, adora colorare! Mi è venuta un'idea! Croma, ti piacerebbe avere un amico che ami i colori proprio come te? Che meraviglia! Sei l'animaletto magico perfetto per un pittore come me! Ciao, dolce cucciolino, come va? È incredibile! Pensa che un giorno o l'altro tu diventerai grande e spaventoso! Ah,
Con questa invenzione che abbiamo appena rubato al professor Rashid, abbiamo il potere di far diventare questi animali giganti! Vedrai che passeremo una giornata meravigliosa oggi allo zoo, Morphle! Sì! Mila! Morphle! I banditi stanno facendo diventare tutti gli animali giganti! Oh no! Dobbiamo correre a fermarli immediatamente! Morphle, coraggio! Trasformati in un supereroe! Dovete ridarci quell'invenzione, banditi! Non credo proprio. Bjorn, colpisci! A questo non avevo pensato. Torneremo, state attenti! Perfetto! Adesso possiamo riportare alla normalità gli animali! Ecco, c'è il pinguino laggiù! Bene! Uno è sistemato! Eccoti qua, leoncino! Guardiano dello zoo, Kenneth! Siamo tornati! Bene! Ma... Oh no! Siete diventati molto piccoli, ma... rimarrete comunque sempre dei grandi animali per me! Buongiorno a tutti! Siete pronti a viaggiare sulla macchina del tempo con noi? Stiamo per andare ad esplorare l'era in cui vivevano i dinosauri! Ci sono moltissime diverse specie di dinosauri e oggi cercheremo di studiarle tutte. Morphle felice! Eccoci ragazzi, siamo nell'era dei dinosauri, guardate! Quelli sono dei velociraptor! I velociraptor sono dei dinosauri piccoli ma molto pericolosi! Oh! Per tutte le provette, che paura! Ho rischiato grosso! Grazie mille, Morphle! Morphle, forza! Trasformati in un Gallimimus! Wow! Il Gallimimus è
era uno dei dinosauri più veloci esistenti al mondo. Sei stato grande, Morphle! Guardate chi c'è laggiù! Quello è un branco di argentinosauri! Sono dinosauri enormi! Ma mangiano soltanto piante! Oh no! Dobbiamo andare a salvare quell'uovo, Morphle! Trasformati in uno pteranodonte! Ce l'hai fatta, Morphle! Adesso dobbiamo trovare la madre dell'uovo che abbiamo salvato! A me non sembra un uovo di argentinosauro, sapete? No! Guardate! Lì ci sono uova di argentinosauro e sono del tutto diverse! Continuiamo a cercare! C'è un triceratopo! I triceratopi hanno tre corni molto affilati! Oh, un dolcissimo cucciolo di triceratopo! Ma guardate! Quelle uova sono diverse dall'uovo che abbiamo salvato! E dunque questo non è neanche un uovo di triceratopo! Molto interessante! Wow! È un vero pteranodonte! Sta cercando di allontanarci dalle sue uova! Somigliano affatto a quello che abbiamo noi! Morphle, vogliamo via da qui, presto! Quelli sono anchilosauri! Se colpiscono con la punta della loro coda, possono fare molto male! Il guscio del loro uovo. Anche quello è diverso da quello che abbiamo salvato. Ah! Coccodrilli! Com'è possibile che ci siano dei coccodrilli nell'era dei dinosauri? In realtà i coccodrilli sono una specie molto antica e perciò esistevano già nell'era in cui c'erano i dinosauri. Wow! Però guardate, anche le uova di coccodrillo sono diverse da quello che abbiamo noi. Oh, comincio ad avere paura che non troveremo mai la madre di quest'uovo. Quello è uno spinosauro! Vuole attaccarci! Scappiamo! Morphle, trasformati in un T-Rex! Uno spinosauro è comunque parecchio più grande di un T-Rex! Credo che abbia voglia di mangiarci, ma che cosa vorrà allora? Ho capito! Vuole avere il nostro uovo! Lo spinosauro è proprio la madre di questo uovo! Phew! Ho avuto molta paura! Grande intuizione, Mila! Thank you.
Oh no! Il mio bellissimo cappello! Signor Sindaco, c'è qualche problema! Oh, Mila, una cosa terribile! Stavo passeggiando per le vie della nostra bellissima città pensando a cose a cui deve pensare un sindaco quando qualcuno mi si è avvicinato e mi ha rubato il cappello! Non si preoccupi, signor Sindaco, noi lo troveremo! Morphle, trasformati in un cane da caccia! Un momento, fermi tutti! Io ho visto chi ha rubato il cappello al sindaco! Sei stato tu! Morphle? Allora, che succede? C'è qualche problema qui? Oh. Eccoti, ti ho trovato! Sei un furfante! Dove hai portato il mio bel cagnolino? Ridammelo! Sta dicendo che Morphle le ha rubato il cagnolino? Morphle non farebbe mai una cosa del genere! Sì, invece! Avevo appena ritirato una torta di compleanno quando Morphle è passato e me l'ha presa con la forza dalle mani! Siete davvero sicuri che fosse Morphle? Sì! Bene, bene! Morphle è un criminale, non succede nella mia città. Ora dovrai venire con me alla stazione di polizia, Morphle. No! No, la prego! Lui non ha fatto niente! Mila! Sono andati via, Yorn! Puoi uscire adesso, forza! Sono convinti che sia Morphle il ladro della città. Oh, è il nostro miglior piano mai realizzato! Già, andiamo a rubare altre cose! Morphle non è criminale, Mila! Non preoccuparti, Morphle! Io dimostrerò che sei innocente! No! Ridammi le mie mele! Sono i banditi a derubare tutti! Non posso crederci! Morphle ha rubato tutte le mie mele! Tranquillo, signore. Abbiamo già catturato Morphle. Ma è successo solo un secondo fa? La polizia della città sa fare un lavoro eccezionale. Morphle non ha fatto nulla! Sono stati i banditi! Li ho appena visti con i miei occhi! Ah, su, insomma, Mila, non puoi dare sempre la colpa di ogni malefatta a quei poveri banditi. Ciao, ciao! Morphle, ho capito cos'è successo. Sono stati i banditi a rubare quelle cose. Ma non c'è nessuno che vuole credermi. Mila, cattura banditi! Non sono sicura di farcela senza di te, Morphle. Morphle non può catturare. Morphle è in prigione. Ma mi è venuta un'idea. Riesci ancora a sentirmi, Morphle? Morphle sente, ma dove va? Dove va? Ridammi subito i miei attrezzi, Morphle! Qui c'è qualcuno nei guai! Scendiamo, Morphle! Non si preoccupi, Joe! Ci pensiamo noi! Cosa? C'è un altro Morphle? Più veloce, Morphle! Li abbiamo quasi raggiunti! È troppo veloce, Stein! Ci prenderà così, vedrai! Oh, non è detta l'ultima parola! No! No, 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 no! Rallenta un po', Morphle! Adesso non sei più così veloce, o sbaglio? Morphle, gira in tondo e fai alla svelta! Ancora! Li abbiamo fermati, Morphle! Sì! Shh!
silenzio, Jorn! Come hai fatto ad evadere di prigione, Morphle? Cerchi di nascondere le cose che hai rubato, a quanto pare. Guardi che non è stato, Morphle! Sono stati i banditi! Aspetta un momento! Questo non è Morphle! È proprio quello che cerco di dirle già da un po'! Beh, d'accordo, finiamola qui! Ci avete presi! Forse ho fatto un piccolo errore questa volta. Mi dispiace davvero di aver dubitato di te, Morphle. È chiaro che non sei un criminale e, alla luce dello straordinario lavoro svolto, vi nomino subito agenti di polizia onorari. È stato divertente fingere di essere Morphle, non è vero, Stein? Certo che lo è stato! Dai, trasformati in un aeroplano, Jorn! No, perché non ti trasformi tu in una macchina, Stein? Oh, troppo caldo! E infatti oggi passeremo la giornata al mare, animaletti? Occupatevi del negozio mentre non ci siamo. A più tardi, ragazzi! Finalmente! Possiamo procedere, Jorn! L'hai assaggiato, Stein! È davvero buono! Salve! Buongiorno, signora! Questo caldo la sta tormentando? Sì, è terribile! È gentile da parte sua chiedere! Colpiscila, Jorn! Va meglio, vero, signora? L'ultimo che arriva in acqua è un cetriolino! Come fa a essere ghiacciato il mare? Non c'è bisogno di ringraziarci! È tutto per voi! Papà, corriamo subito a fermarli! Trasformati in un leone grande e grosso, Morphle! Finalmente adesso possiamo concludere l'opera! Oh no, Morphle! Non aver paura, Morphle! Ti tirerò fuori dal ghiaccio! Dunque, hanno congelato anche Morphle, eh? Papà, ti sei sciolto! Già! È una fortuna che il sole sia cocente oggi. E adesso troviamo il modo di scongelarlo. Evviva! Cosa ne dici di trasformarti in un monster truck? Però con dei chiodi sulle ruote. In questo modo non potremo scivolare sul ghiaccio. Vediamo come se la cavano ora. Ah,
Un bel gelato, bambini. Ciao, Mila. Morphle, mi sono svegliato con il raffreddore. Non ho la forza di lavorare oggi. Possiamo aiutarla in qualcosa, signor Joe? Morphle, aiuta! Quei veicoli dovrebbero essere consegnati al più presto ai loro proprietari. Dentro ho la... Ho la mia lista! Ci sono delle macchie sul foglio e leggere i nomi dei proprietari è impossibile. Ma credo che saremo in grado di cavarcela lo stesso. Morphle, trasformati in un grande camion rosso. Forza! Credo che il trattore debba essere consegnato al signor poliziotto Freeze. Ma come? Signor poliziotto ha un trattore? Già, penso che ci sia scritto proprio così sulla lista. Ma questo... Ci scusi tanto, signor poliziotto Freeze. Abbiamo un po' fretta. Non mi sembra molto sensato, ma credo ci sia scritto che dobbiamo lasciare qui la macchina della polizia. Scusatemi, ops, non riesco a vedere niente. Ma qui sta succedendo un disastro! Noi siamo la polizia! Oh no! Ho molta paura che abbiamo fatto un grosso errore, Morphle! Trasformati in un'auto della polizia anche tu! Morphle li prende! Adesso cerchiamo di usare il nostro cervellino e portare i veicoli ai proprietari giusti. Io credo che il trattore in realtà appartenga al contadino Bob. E il camion dei gelati sarà di sicuro dell'uomo dei gelati. Evviva! Oh, ciao Mila e Morphle. Com'è andata allora? Abbiamo consegnato tutti i veicoli, signor Joe. Ah, bene. La mia lista vi è stata d'aiuto? Eccole, ragazzi, le montagne russe più incredibili del mondo. C'è un giro della morte, curve strette e una risalita altissima. L'unico problema è che... Bisogna essere alti fin qui per salirci. Forse
se io conosco un certo scienziato che potrebbe risolvere il problema. Questo siero ti farà diventare adulta. Ma sei proprio sicura di essere pronta per questo, Mila? Assolutamente sì! Beh, allora procediamo. Oh, Mila ora grande! Mila, sei proprio tu? Oh no, sono la zia di Mila. Wow, vi assomigliate parecchio. Comunque, sei grande abbastanza, potete andare. Sì! È stato bello! È stato meraviglioso! E ora che sono cresciuta, posso fare tutto ciò che voglio! Come cresciuta? Andiamo, Morphle! Qualcuno vuole cavalcare il delfino? Io! Anche io! Mi dispiace, signorina, ma tu sei grande, troppo grande per questo delfino. Oh. Voglio far finta di essere una maestra, Morphle! Mi dispiace, signorina, ma non le è permesso entrare. Io sono la zia di Mila. Oh, ho sentito che era in città. Piacere di conoscerla, ma ecco, vede, Mila non è qui. Devo tornare in classe al più presto. Salve! Oh. Non credevo che essere un'adulta fosse così noioso e difficile. Questo è un parco giochi per bambini, signorina. E io ho il dovere di farle una multa. Oh, mi spiace, signore, ma non posso pagarla. Vede, io non ho dei soldi. E allora le suggerisco di trovarsi un lavoro. Basta così! Ho deciso che non voglio più essere un'adulta, sono stufa! Sei proprio sicura di voler tornare a essere una bambina? Non sono mai stata così sicura in vita mia! Mila, l'hai saputo? Saputo che cosa? Stanno costruendo delle nuove montagne russe! Stavolta bisogna essere ancora più grandi! Andrò a vederle! Non vuoi diventare di nuovo grande per salirci? No, per favore! Essere un'adulta non è per niente divertente come pensavo! Perciò ho intenzione di giocare e restare bambina per tutto il tempo possibile! Ce l'hai? Acchiappami! Dove scappi? Torna qui! Wow! Chissà da dove saranno spuntati così all'improvviso tutti questi giocattoli! Morphle non sa! Facciamo prima un po' d'ordine e dopo proveremo insieme a risolvere il mistero! Sì! Però noi siamo soltanto in due e nel negozio c'è un mare di giocattoli! Caspita! Qui ci sono due Morphle! Due è meglio! Diventa tutto più facile e veloce quando puoi lavorare con gli amici. Ma com'è possibile che ci siano così tanti giocattoli e anche due Morphle? È stata opera del Doppler. Il potere magico di questo animaletto è creare copie di qualsiasi cosa. Bello!
Ma che può essere? Buongiorno, signore. Come lei stesso può vedere, noi siamo dei veri Boy Scout. Stiamo vendendo biscotti. Hanno un bel aspetto. Mmm. Va bene, comprerò i vostri biscotti. Mila, Morphle, i banditi hanno rubato il Doppler. Dobbiamo acciuffarli presto, però sono già molto lontani. Che cosa possiamo usare per inseguirli? Triciclo! È troppo lento, non va bene. Morphle, trasformati in una super veloce auto della polizia! Eccoli là! Oh no! Scappiamo! Sono spariti! Dove sono? Ero certa fossero andati da questa parte! Eh? Guarda, Morphle! Sono dietro di noi adesso! Ma com'è possibile? Non ci sfuggirete mai! Doppler non è con loro, però, Morphle! Allora, dove avete portato Doppler? Doppler? Magari lo hanno preso i banditi dell'orchestra o i banditi delle piume! Troppi banditi oggi! O forse invece ha deciso di andare con i banditi Morphle! No! Morphle, trasformati in un... E noi siamo i banditi dei cerotti! Il nostro nuovo dispositivo può usare il potere di qualsiasi animaletto magico e non c'è neanche bisogno che ci prendiamo cura dell'impiastro. E ora, grazie a Doppler, possiamo riprodurre copie di noi stessi. Ruote! Non abbiamo intenzione di essere i banditi delle ruote! Noi vogliamo essere... i banditi delle graffette! Noi, i banditi Morphle, abbiamo rapito Morphle! Bene! Facciamolo trasformare in un bulldozer, così sarà più facile rubare le ruote delle macchine! No! Trasformiamolo in una pinzetta, così sarà più facile strappare le piume! Sei un idiota! Tu sei un idiota! No, voi lo siete! Oh, ci sono molti Morphle! Morphle, trasformati in un bulldozer, presto! Hey, Morphle, trasformati in una pinzetta! Morphle non sta facendo proprio niente. Certo che no, perché non lo abbiamo ancora messo nel nostro dispositivo. Un momento, non farlo. Se Doppler esce da lì, noi torneremo a essere soltanto in due. Morphle, scappa! Morphle ha piano? In cosa trasformiamo? No, Morphle non ha piano. Triciclo! No, quello troppo lento. Morphle ha bisogno di Mila. Finalmente! Devo correre da Morphle al più presto! Mila! Mila, aiuta Morphle! Oh, Mila, piano! Ciao, Morphle! Sì, ma ci sono troppi banditi qui! Se lavorano tutti insieme, non c'è nulla che possiamo fare! Banditi non lavorano insieme! Banditi litigano e basta! Allora abbiamo una possibilità, forse! Morphle 1, trasformati in un T-Rex! Morphle 2, trasformati in un robot! Morphle 3, trasformati in un grande ventaglio! Ora in questo modo potrete spazzare via le piume insieme! Oh no! Morphle 4, trasformati in una rampa! Banditi Doppler, ci servono altre piume! No!
Ci servono altre ruote! Duplica le ruote! È un'idea davvero sciocca! La tua è un'idea davvero sciocca! No! Ci servono altre ruote! Piume! Credo sia il momento di liberare Dupla! Addio, altri Morphle! Ciao, ciao! Ciao, ciao! No, no, no! Non faremo sempre come dici tu! E invece sì che lo faremo! Morphle, trasformati in un grande robot e va a catturarli! Cosa? Oh, no! E poi c'erano 4 Morphle e anche 4 banditi! Ed è stato davvero divertente! Cavolo, a me sembra terrificante! No, terrificante! Ma i banditi non lavorano insieme e noi invece sì! E poi noi abbiamo liberato Dupler! E poi c'era di nuovo un solo Morphle! Oh! 2 Morphle! 2 abbracci! Oh. Ehi, Yarn! Sì, Stein. Sono felice che sia tu il bandito rimasto quando tutti gli altri sono scomparsi. Oh, anch'io, Stein. Buonanotte, Yarn. Buonanotte, Stein. Morphle, facciamo uno scherzo a papà, che ne dici? Sì! Trasformati in me! Bene, e adesso mettiti questi vestiti. Così sei assolutamente identico a me! Già! Ok, cominciamo lo scherzetto! Oh, sei tu, Mila! Non ti ho visto arrivare qui in salotto! Perché infatti sono ancora sulle scale! Ma... ah, allora tu devi essere Morphle! Sì! Ciao, Mila! Tu e Morphle venite a giocare! Adesso Morphle non qui! Oh. Ma Mila gioca! Forte! Andiamo su! Trey non ha capito che quello è Morphle! Ciao, Mila! A che cosa possiamo giocare, Mila? Tu sei sempre molto brava a scegliere quale gioco fare. Già! Ce l'hai? Ho capito, Mila! Ce l'hai per prima! Cosa? Oh, wow! Adesso devi soltanto acchiappare Sara. Ma dove è andata a finire? Sono sull'albero. Sapete, non so se sono capace di scendere da sola. Mila, aiuta! Aspetta un momento, tu non sei Mila, tu sei Morphle. È vero. Ti ringrazio, Morphle. Bene, bene. A quanto vedo, Morphle oggi non è con voi. Ma scusa, Stein, non è quello lì, Morphle? Allora, se non c'è Morphle, possiamo tormentarvi come vogliamo. Sarà divertente, siete così piccolini. Lasciami andare! Non puoi sfuggirmi, piccola mocciosa. Da dove è arrivata la palla, fratello? Aio! Che cosa succede? Scappiamo via da qui, Stein! Certo! No!
Oh, Mila ci ha trovato ancora! Lasciaci in pace, per favore! Gli hai fatto un bello scherzo, Morful! Oh, mi sto davvero annoiando senza Morful, perciò vado a cercarlo! È ancora Mila! Oh, no! Ma come? Mila! Morful! Vi ho fatto un po' di limonata! Limonata! Ups! Oh, accidenti! Sistemerò dopo. Sono troppo impaziente di finire questo libro. Oh no! Torre di Morful rotta! Mila, tu hai distrutto Torre di Morful! Non l'ho distrutta io la tua torre! Oh no! Scommetto che tu hai rovinato il mio disegno, Morful! No! Morful no! Su, basta! Forse dovreste trovare qualcos'altro da fare. Già! D'accordo. Io sono il professor Cattiveria. Mister Azione è venuto a fermarti, professore! Ma Morful fa Mister Azione? Va bene. Io ho inventato una macchina che farà addormentare tutta la città per sempre! Oh no! Mister Azione, ti ferma! Che libro entusiasmante! Sarà meglio metterlo via. Ok. Dov'ero rimasto? Non potrai mai fermarmi, Mister Azione! Con l'aiuto di... Dov'è finito il baule dei giochi? Mister Azione! Perché hai nascosto il baule dei giochi? Ma Morful non ha preso baule! Oh, Mila ha rotto mio alberello! Non sono stata io a rompere la tua inutile costruzione! Costruzione non inutile! Mila inutile! Lo sai cosa ti dico? Adesso me ne vado a giocare da sola, senza di te! No! Morful gioca senza Mila! Morful gioca senza Mila! Ma senza Mila non diverto! Non ho idea di cosa posso disegnare. Morful avrebbe pensato a qualcosa. È stato proprio un gran bel libro. Morful, sono dispiaciuta. Non avrei mai dovuto arrabbiarmi così tanto con te. Di sicuro non hai rovinato apposta il mio disegno. Oh, non è stato Morful. Sono stato io, mi dispiace. Cosa? Per caso hai anche distrutto la torre di costruzioni di Morful? Sì. E hai messo via il baule dei giochi? Già. Hai distrutto mio alberello! È probabile. Mila e Morful ritornati amici? Ma certo! Scusate se ho combinato guai senza accorgermene. Non avevo intenzione di farvi litigare. Vi va di essere ancora miei amici? Ma certo, papà! Sì! Ciao, 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 papà! Tornati! Ciao, Mila e... Ciao, Morful! Come ti sei conciato? Che cosa hai combinato? Beh, a
abbiamo incontrato una signora che ci ha chiesto di aiutarla a trovare il cappello che aveva perso. Ho perso il mio bel cappello! Oh. Potresti aiutarmi a ritrovarlo? Morphol si è trasformato in un cane da caccia e ha cercato il cappello dappertutto. Morphol ha trovato il cappello! Sì! La signora è stata davvero felice che Morphol l'avesse ritrovato. E poi è arrivato il meccanico Joe. Morphol, tu mi devi aiutare! Il mio camion da rimorchio si è rotto! Oh. Ah! Morphol trasformato in elefante! E poi in un triceratopo! E poi in un robot! Ti ringrazio, Morphol! Non sarebbe stato meglio trainarlo? Già! Ma poi il costruttore Lawrence! Poi anche il costruttore Lawrence ci ha chiesto di aiutarlo! Ho lasciato il mio trapano sul tetto di quell'edificio! Morphol, prende! C'era molto fango nel cantiere, papà! Ti ringrazio, Morphol! Sei stato bravissimo, Morphol! Ma adesso devi assolutamente fare un bel bagno! Morphol non vuole fare bagno! Morphol, non scappare! Su, dai, coraggio, Morphol! È bello fare il bagno! Morphol non piace bagno! Ti prendo! Dove sarà andato? Eccoti qua! Su, non temere, Morphol! È soltanto un bagno! Catturato! Morphol non vuole bagno! Morphol non vuole bagno! Ti aiuto, papà! Beh, l'importante è che Morphol stia facendo il bagno! A Morphol piace il bagno! Cosa? Adesso ti piace? Morphol, trasformati in una macchina da corsa! Fermati immediatamente, Orphol! Cosa? Questo non è Orphol! Questo è Morphol! Scusami, Morphol, è che non riesco a distinguere l'uno dall'altro. Mi ricordate la differenza? Morphol è rosso, Orphol è verde! Ah, lo sapevo! Beh, quello verde sta combinando un sacco di guai in giro per la mia città! Oh no! Andiamo noi a cercare Orphol, poliziotto Freeze! Ah, ok. Se lo trovate, mandatelo via subito dalla mia città, va bene? Sì! Oh.
ma che assurdità è questa? Cosa? Oh no! È Orful! Oh, hai visto, Morphle? È Orful! Oh no! Inseguiamolo presto! No! Non lasciarmi qui! Dobbiamo far scendere quel signore dal ponte, presto! Trasformati in un camion dei pompieri! Oh! Ah. Ti ringrazio, Morphle! Morphle è scappato chissà dove! Dobbiamo correre a cercarlo! D'accordo, bene! È tutto pronto, posso iniziare a costruire! Cosa? No, fermati! Ti prego, non farlo! Eccolo lì! Oh no! Sta per cadere, aiuto! Trasformati in un robot, Morphle! Grazie, Mila, grazie, Morphle! Morphle è scappato di nuovo! Non hanno ancora trovato Orphle. Dove potrei andare a cercarlo? Grandioso un elicottero! Cercare Orphle dall'alto sarà facile! Oh no! L'elicottero è Orphle! Accidicchia! Oh no! Aiuto! Qualcuno mi aiuti! Può aiutarla Morphle, signore! Morphle, bene! Guarda, Morphle! C'è Orphle! E sembra molto stanco! Mi è venuta un'idea! Che ne dite di portare Orphle lontano dalla città? Oh no! Oh, perché adesso Orphle in mezzo al mare? C'è un coccodrillo tra le mie mele! Oh, aiuto! C'è uno squalo! Ecco a te il trofeo della vittoria! Oh no, aiuto! Dobbiamo annaffiare il nostro bellissimo giardino, ti va, Sparky? Aspetta un secondo, questo non è un tubo da giardino, è un... serpente! Adesso siamo i banditi di animali spaventosi. Quindi rubiamo animali spaventosi e li liberiamo in città. Ma Stein, io pensavo che noi... Liberiamo la tigre, forza! Aiuto! Oh no! Dobbiamo correre ad aiutarle, Morphle. Morphle? Morphle non può aiutare, ha paura della tigre! Anche a me quella tigre fa molta paura, Morphle! La tigre è un animale pericoloso! Ma tu non dovresti averne alcuna paura, non credi? Perché potresti trasformarti in qualcosa di enorme! Così sarà la tigre ad avere paura di te, che ne pensi? Sì! Forse io
Io so cosa potrebbe far paura a una tigre. Guarda! Un gigantesco T-Rex! Morphle ha ancora paura! Lo capisco, ma dovresti affrontare la paura, perché se affronti le cose con coraggio, poi non ne avrai più timore! Grazie, Morphle! Andiamo a spaventare anche gli altri animali pericolosi, così se ne andranno via! Boom! Cosa? Li senti anche tu, Morphle? Questi spaventosi animali stanno costringendo tutti gli abitanti della città a restare chiusi in casa, così che noi potremo portare a termine il vero piano. Già, perché noi in realtà siamo i banditi della frutta. Una mela al giorno toglie il medico di turno, si dice. Perciò se mangiamo tutta la frutta della città, non dovremo mai più andare dal dottore nella vita. Oh, andare dal dottore mi ha sempre terrorizzato. Dobbiamo fermare i banditi. Trasformati in un grandissimo coccodrillo. Che un enorme, spaventoso coccodrillo! Banditi, non c'è bisogno che rubiate tutta questa frutta. Anch'io avevo paura del dottore, ma ci sono andata lo stesso. E adesso ci vado senza timore. Il dottore è mio amico. Perché se affronti le cose con coraggio, poi non ne avrai più paura. Davvero? Buongiorno, eccomi qua. Per favore, venite con me. Il dottore non fa affatto paura, Stein. Ti ringrazio, Morphle. Sei davvero molto gentile ad aiutare sempre chi ha bisogno di una mano. Aiuta anche lui! Ti prego, torna giù, Mr. Posy! Ah, Morphle, mi puoi aiutare? Mr. Posy è bloccato su quell'albero e io non vedo l'ora di riabbracciarlo! Riusciresti a riportarlo da me? Non era questo che volevo dire! Facci scendere! Se non aveste rubato la mia macchina della polizia, sareste già in galera a quest'ora. Ma a noi non importa. Morphle! Per fortuna sei qui. Mi aiuti a portare i due banditi alla stazione di polizia? Ok. Oh no! Cosa? Morphle, aspettami! Banditi in stazione di polizia, ciao! Non ci ha portati dritti in galera, Stein? Sì! Scappiamo via di qui! Ehi, Morphle! Puoi aiutarmi a sollevare queste casse? Sono davvero pesanti per me! No, Morphle! Non volevo che le mettessi sul tetto! Eccoti qui, Morphle! Che cosa è successo? Il tuo piccolo amico russo mi ha messo qui sull'albero ed è scappato! Non ci credo, impossibile! Morphle non ha fatto questo! Io l'ho visto, sono certa! Oh.
Morphle, mi vuoi dire dove hai lasciato i banditi? Non abbiamo nemmeno visto i banditi. Ma poco fa ti ho detto di portarli alla stazione di polizia, Morphle. Corriamo subito a catturarli. Morphle, trasformati in un robot. Oh, accidenti. Il tuo scherzetto è già durato abbastanza, Morphle. Per favore, riporta giù le casse immediatamente. Morphle è stato con me tutto il tempo, papà. Dici davvero? Ma a me è sembrato proprio Morphle. Ed era anche rosso come Morphle. Tranne che per quelle due macchiette verdi. Macchiette verdi? Ho capito ora! È Orphle! Dobbiamo andare a fermarlo, Morphle! Oh? Ehi, ciao, Morphle! Potresti aiutarmi a mettere un po' in ordine? Guarda, Morphle! Orphle si è colorato di rosso per essere come te! Oh, no! Che ne dici di lavarlo, Morphle? Trasformati in un camion dei pompieri! Oh! Sta attento, Morphle! Quello non è Morphle! È Orphle! Oh, perfetto! Adesso sei di nuovo verde e non potrai più ingannare nessun altro, Orphle! Ti ringrazio, vero Morphle? Orphle tornerà! Guarda, Morphle! Per tutte le provette, aiuto! I ladri dei regali di Natale hanno usato la mia macchina del tempo per rubare un T-Rex dal passato! Non vogliamo più essere i ladri dei regali di Natale! Adesso noi siamo i ladri del dinosauro! Morphle, trasformati in un'auto della polizia! Ora questa è la nostra città. Bene, signori, bentornati nella mia città. Guarda, Morphle! Il T-Rex si è ferito a un ginocchio! Morphle, ti devi trasformare in un'ambulanza! Una grande ambulanza per dinosauri! Non credo che questo sia della taglia giusta. Morphle, trasformati in una gru! Non preoccuparti,
Morphol riavrà tutti i suoi poteri fra pochissimi secondi. Lui è Nulli, è il nostro nuovo animaletto magico. È in grado di togliere per 10 secondi i poteri agli altri animaletti magici. Per questo non posso tenerlo qui al negozio degli animaletti magici. Potete tenerlo un po' d'occhio per me? Ma certo, papà! Potremmo giocare a nascondino tutti e tre insieme! Ok, a più tardi! Hai sentito, vero fratello? Grazie a questo nuovo animaletto, finalmente sconfiggeremo Morphol! Oh no! Morphol, trasformati in un gigantesco robot! Stavolta non vincerete! Dove sono finiti? Quel frigo è parecchio rosso, non ti sembra? Colpisci! Vi abbiamo scoperti! Scappiamo, Morphol! Morphol, trasformati di nuovo in qualcosa che possa nasconderci! Morphol ancora non può trasformare! Oh no! Ora dobbiamo aspettare! Stavolta non fuggirete! Morphol, trasformati in un... Non potete fare più nulla! Uno specchio! Adesso siete voi che non potete usare i poteri magici del nuovo animaletto per 10 secondi! Oh no! Morphol, trasformati in un gigantesco robot! Corri, Stein! Aiuto, scappiamo! Prendi la palla, Morphol! Wow! Sei stato molto veloce! E adesso rilanciala a me! Non hai voglia di giocare a palla con me, Morphol? Morphol non vuole giocare a palla! Ok! Allora vuoi fare un bel disegno, magari? Morphol non vuole disegnare! Non capisco, che cosa avresti voglia di fare? Ci sono! Vuoi giocare a nascondino? Sì, forse. Ok, comincia tu a contare. No! Morphol, che ne diresti di ascoltare una favola? Mentre il ragazzo saliva le scale di casa, la porta si aprì pian piano da sola e lui sentì una terrificante voce. A Morphol non piace favola! Wow, oggi sei difficile da accontentare, Morphol. Potremmo fare una passeggiata sulla spiaggia. Ti piace così tanto il mare. Veloce! Morphol, fa attenzione! Scusate! Bene, costruiamo un grande castello di sabbia, Morphol! Ma dove stai andando ora? Ecco! Andiamo da un'altra parte, ho capito!
si divertono quei due elefantini, Morphle? Oh. Ehi, ma insomma, sei stato davvero sgarbato! Popcorn! Deliziosi popcorn! Caspita, ma guarda! Dovevi avere parecchia fame, piccolo amico mio! Wow! Morphle, hai fatto colazione stamattina? No! Morphle non voleva colazione! Morphle voleva giocare! No! Ecco perché sei stato così scontroso tutto il giorno! Non avevi messo niente nel pancino! Oh! Bene, Morphle, datti da fare! Adesso stai un po' meglio, vero? Sì! Sei più calmo ora che hai la pancia piena? Sì! Adesso Morphle felice! Robo Freeze ha 4 impostazioni: spento, tollerante, severo e molto severo. Ma forse sarebbe meglio non impostarlo mai su molto severo. E perché no, professore? Nessun problema. Ora vediamo che cosa è capace di fare. Voi mi sembrate bravi bambini. Ora vediamo come se la cava coi criminali. I banditi continuano a causare un sacco di guai e mi servirebbe proprio una mano al lavoro. Morphle, trasformati in un'auto della polizia! Perfetto! Ti ricordi del guinzaglio per il cane? Oh, mi scusi, signora agente. Passi una buona giornata, giovane signorina. Oh, bella, ringrazio. Fate attenzione a non schiacciare i fiori con la palla. Non nella mia città. Devo farvi la multa. Cosa? No, la mia palla! Oh no! C'è qualcosa di strano. Robo Freeze deve essere stato impostato per sbaglio su molto severo. Guardate! Prende una multa perché camminava sulle aiuole. Ma io non stavo camminando sulle aiuole. L'avrebbe fatto prima o poi. Come? Dobbiamo fare in modo di reimpostarlo. Sì! Coraggio, seguiamolo, Morphle! Questo è inaccettabile! Deve essere fermato in fretta! Ma come? Io forse ho un'idea! Dobbiamo cercare di attirare il Robo Freeze verso di noi! Morphle, trasformati in un megafono! Sto per mettermi a camminare sulle aiuole! Ferma!
Stai per prendere una multa. Vai ora, Morphle! Oh? Phew. Ce l'avete fatta, Mila e Morphle? Eh? Oh, no! Ho paura che due Peter Freeze siano davvero un po' troppi. Hai visto, Morphle? Quanti dinosauri, come sono belli! Wow! Ah, Mila e Morphle, che ne pensate del nostro nuovo parco dei dinosauri? Parco dei dinosauri? Sì, il professor Rashid e io abbiamo pensato di trasportare i dinosauri nella nostra epoca, perché siamo certi che i dinosauri piacciono a tutti. Ho ragione, vero, piccolino? È vero, ha ragione, ma non sono un po' pericolosi? No, tranquilla, questi sono inoffensivi, non mangiano certo le persone. Non c'è problema. Comunque, questo T-Rex effettivamente... Lui non sembra così inoffensivo! Non preoccupatevi, si trova all'interno della gabbia più sicura al mondo. Ma non bisogna mai toccare questa leva, perché serve ad aprirla. Guardate! Cosa? La leva è rimasta bloccata! Scappate, mettetevi al riparo! Coraggio, Morphle! Trasformati anche tu in un T-Rex in fretta! Spedito nel passato! Mila, altri due dinosauri sono riusciti a fuggire in città. Se li riportate qui, posso rimandare anche loro indietro nella loro epoca. D'accordo. Su, avanti, Morphle. Ho bisogno che ti trasformi in un elicottero. Fermati, per favore! Non è un albero da mangiare! Ho l'impressione che abbia molta fame. Magari potremmo provare ad attirarlo con uno spuntino. Trasformati in un robot! Ora prendi quell'albero! Fiu! Oh. Ah! Ne rimane soltanto uno! Oh. Ah? Credo che stia succedendo qualcosa di strano fuori dal parco! Togliti di mezzo, amico! È molto forte, ma non tanto forte quanto te, Morphle. Trasformati in un bulldozer! Ehi, tu! Adesso puoi raccoglierlo, Morphle! Vi ringrazio, Mila e Morphle. Senza di voi sarebbe stato un pochino più difficile. Lavoro magnifico, davvero! Ma ora cosa facciamo col parco? Ha un'atmosfera piuttosto noiosa senza i dinosauri. Allora, che ne pensa dell'idea di organizzare un picnic? Sì, un picnic! Insieme ai dinosauri! Oh. Eccovi, buongiorno, Mila e Morphle. Cosa farete di bello oggi? Per adesso
stiamo giocando con il pupazzo preferito di Morphle, Mr. Action! Mr. Action è onesto e gentile ed è sempre disposto ad aiutare le persone in difficoltà, eccetto se si tratta di cattivi, ovviamente, come il professore malvagio! Oh, wow! E se lo facessimo diventare reale per fargli aiutare davvero le persone della città? Mr. Action reale! Oh. Appoggialo a terra, Morphle. Io sono Mr. Action! Il professor malvagio, il mio nemico. Mi dia quel dispositivo. E va bene. È stato facile. Oh no! La città ha bisogno del mio aiuto! Mr. Action! Dobbiamo riprenderci subito quel raggio laser, Morphle! Sbrigati! Trasformati in un supereroe anche tu! Lavoro per Mr. Action. Stia tranquilla, signora, ci penso io. Fuori dai piedi! Prendilo, Morphle! Lasci attraversare la signora. Grazie mille, Morphle! Mi tira un po' la testa! Ed ecco il più cattivo! Questo lo prendo io, signori. Lì c'è bisogno di Mr. Action. Ma cosa? Ecco a voi, onesti cittadini. Ma, insomma, loro sono i ladri cattivi. Mentire è una cosa sbagliata, signor poliziotto. Hai in mano il professor malvagio. Sei la sua complice? No, no, no! Questo è il professor malvagio! Il professor malvagio è solo un pupazzo! Come lo eri anche tu fino a poco fa, Mr. Action! Questo è il professor Rashid e non dovrebbe essere un pupazzo! Oh, no! Grazie per la spiegazione, piccola bimba mirtillo! Per tutte le provette, aiuto! Come faccio ora a combattere il professor malvagio?
Devo tornare a essere un pupazzo anch'io, ecco! Nessuno può fermarmi adesso! Mister Action! Oh no! Che sta succedendo? È già un bel po' che ci hai catturati! Sì, sì! Arrivo fra un minuto! Guardalo! Sì, certo, come no! Hai visto? Un salame, sembra! Oh no, cosa sarà successo? Quelli sono portali temporali per tutte le provette. Com'è potuto accadere? Non sono oggetti della nostra epoca e qualcuno forse li starà cercando. Dovremmo riportarli al loro posto, allora. Hai ragione, ottima idea, Mila. Questo piccolo dispositivo sembra molto tecnologico. Già, quindi molto probabilmente è arrivato dal futuro. Hai ragione, ed è lì che andremo. Prima fermata, il futuro. Sì! Ehi, un momento. Questo non mi sembra affatto il futuro. Trasformati in uno pterodattilo! Grazie mille per avermi salvato, amici di Viaggi nel Tempo! Non sapete che mi è successo? Stavo facendo delle ricerche in questa zona quando il mio telecomando temporale è scomparso! Sta parlando di questo, forse? Sì! Vi ringrazio tantissimo! Oh, posso tornare a casa ora! D'accordo! Tenete le mani all'interno del veicolo! Forza, si parte! Siamo diretti verso l'epoca medievale! Sì! Per riportare la spada nel passato! Direi che questa non sembra affatto un'epoca adatta a una spada medievale. Certo, perché non siamo affatto nell'epoca medievale. Cos'ha che non va oggi questa macchina? Eccola, la spada è il mio cimelio di famiglia. Me l'hanno rubata! Un cimelio di famiglia? Non l'abbiamo rubata noi! Noi siamo qui per restituirla! È quello che direbbe un ladro! Poliziotti, arrestateli! Beh, almeno la spada è tornata al suo proprietario. Ma continua a non capire perché sembra andare tutto storto oggi. Ne
non si rimproveri di nulla, professore. Rimane un solo oggetto da restituire. Questo è vero. Va bene. Sono curioso di vedere dove andremo a finire ora. Eccoci qui, nell'epoca medievale! Finalmente! Abbiamo fatto un giro un pochino lungo, ma almeno ci siamo! Però mi domando se l'uovo venga da qui! Per tutte le provette, perché la gente sta correndo via? Voi avete l'uovo del drago! Per favore, dovete riconsegnarlo al drago in fretta! Quindi si tratta di mamma drago che sta cercando il suo uovo! Dobbiamo restituirglielo, ma come? Morphle, trasformati anche tu in un drago, presto! E lui chi sarebbe? Morphle, sei proprio tu! Ho capito! Tu sei il motivo per cui non ne va dritta una oggi! Per colpa tua, mamma drago ha quasi perso il suo cucciolo, capisci che significa? Beh, ci sono stati un po' di problemi oggi, ma finalmente ognuno ha riavuto quello che aveva perso! E sono abbastanza certo che Orfol abbia imparato la lezione! Morphle, trasformati in un dinosauro giocattolo! Per mille provette vuote ho fatto cadere lo spararaggi vitalizzanti che stavo andando a presentare al convegno nazionale delle scienze e ho colpito i vostri dinosauri portandoli in vita. Ma ora è rotto e non posso più farli tornare giocattoli. Mila, puoi tenerli d'occhio mentre aggiusto lo spararaggi? Ma certo, professore, volentieri! Sono sicura che ci divertiremo un sacco insieme! Ottimo! Sarò di ritorno al più presto! Giocattolo, mentre aspettiamo che il professore sia di ritorno, facciamo un bel gioco! Thank you.
stanca. Mila, stanca! Morfo, tanta fame! Già, ci vorrebbe qualcosa da mangiare. Oh, ho un'idea! Facciamo un picnic! Sì! Ah, è sistemato! Mi ci è voluto un bel po' di tempo, ma ora l'ho aggiustato. Torniamo subito dai dinosauri giocattolo. Mi auguro che nel frattempo non abbiano combinato guai. Oh, per mille provette vuote! Professore, vuole unirsi al nostro picnic? Sa, ci stiamo divertendo un sacco! Ah! Grazie, Mila, ma io penso che sia ora di far ridiventare questi dinosauri dei giocattoli. Fermo lì! Oh, no! Ascolti, professore, io non credo che i dinosauri vogliano tornare ad essere dei giocattoli. Vede, si stanno divertendo troppo come dinosauri in carne ed ossa. Capisco, Mila, solo che la città non è luogo per dei dinosauri. Oh, mi è venuta un'idea! Forse il guardiano dello zoo troverà un posto per loro. Caspita, guarda che roba! Sono dinosauri giocattolo giganti quelli che vedo? Certo! Il professore li ha accidentalmente portati in vita con il suo spararaggi! Lei non avrebbe un posto dove potrebbero starsene tranquilli, signor guardiano? Ecco, nello zoo ci sarebbe una zona riservata ai grossi animali, ma è già occupata dagli elefanti! Però... durante i miei viaggi mi sembra di aver visto una bella isola disabitata dove i tuoi amici potrebbero vivere molto felici. Andiamo subito a cercarla, Morphle! Ecco là l'isola! Sembra che si siano già ambientati! Dobbiamo tornare alle nostre case! Ciao, dinosauri giocattolo! Ciao, ciao! Morphle, trasformati in una grande scavatrice! La nostra gara di palloncini d'acqua sulla spiaggia e castelli di sabbia sta per cominciare. Bambini contro genitori! Cominciate a costruire i castelli di sabbia! Adesso! I castelli sono fatti! Ora, fuori i palloncini pieni d'acqua! Il castello è perfetto! Vinceremo senz'altro! È ovvio, sono solo bambini! Huh?
Davvero incredibile! I bambini vincono il primo premio! Sì! Congratulazioni, piccoli! Ci avete battuto alla grande! Andiamo a giocare nel nostro castello! Ora posso tenere io il premio, Morphle! Guarda, pirata Phil! C'è un tesoro là! E allora? E allora? Noi siamo dei pirati, pirata Phil! E qual è la cosa che amano i pirati? Prova a pensarci! I tesori! Ma quello è chiuso in un castello di sabbia gigante! È vero! Però noi abbiamo... il cannone a palloncini d'acqua! Facciamogliela vedere, amici! Ma non abbiamo più palloncini. Però potremmo riempire questi d'acqua. Giusto! E anche questo! Tesoro sarà nostro! Pirata Phil! Presto carica il cannone! E
Ehi, Mille e Morphle! È arrivata una chiamata per voi! Oh, chi può essere? Sono io! È il signor gelataio! Ho appena creato un nuovo gusto di gelato, così squisito da leccarsi i baffi! Però, ora mi trovo dall'altra parte del mondo! E purtroppo me ne è rimasto pochissimo! Oh no! Non si preoccupi, caro signor gelataio! Arriviamo in un baleno! Quello è Orfolo! Se arriverà prima lui dal signor gelataio, sicuramente si mangerà tutto il gelato! No! Oh? Ma quello era un altro Morphle? Oh no, la mia auto! E adesso come faccio a inseguire i criminali a piedi? Dobbiamo aiutare l'agente Freeze a recuperare la sua automobile, Morphle! Grazie, Mille Morph... Io penso che Orfolo non sappia cosa va più veloce sull'acqua. Io invece lo so. Trasformati in un bel motoscafo. Ciao ciao. Grazie, Morphle! Entriamo nella giungla adesso! Trasformati in una scimmia, Morphle! Morphle? Oh no! Questo è Orphle! Orphle! Sembra che Orphle sia arrivato prima! Tu hai mangiato l'ultima pallina di gelato! Oh no! È troppo tardi, Morphle! State tranquilli! Ho fatto solo finta che Orphle mi avesse finito tutto il gelato! Così sarebbe andato via! Ce n'è ancora il mio nuovissimo gusto per te, per la scimmietta e anche un bel cono per me! Grazie mille, signor gelataio! Buongiorno, signor gelataio! Due coni gelato, per favore! Benissimo, Mila! A che gusto li volete? Non lo so, qual è il più buono di tutti? Il gusto più buono? Mi dispiace, ma temo di non averlo. Vedete, il gusto più buono sapeva farlo solamente mio nonno, che aveva viaggiato a lungo per tutto il mondo per trovare un ingrediente assolutamente speciale.
un fiore così dolce che era in grado di dare al gelato il gusto più squisito che voi abbiate mai potuto assaggiare. Oh, andremo a raccogliere quel fiore per lei. Dove possiamo trovarlo? Questa è la parte più difficile. Ogni anno il fiore cresce in un posto diverso. Però il mio caro nonno lasciò questi appunti che forse potranno aiutarvi. A quanto pare dobbiamo metterci in viaggio, Morphle. Trasformati in un elicottero! Questi appunti parlano della giungla, Morphle. Dirigiamoci là! Molto bene, dobbiamo usare il fiuto, Morphle. Trasformati in un cane da ricerca! Là, Mila! Ottimo, andiamo a dare un'occhiata! Oh, sono solo delle bacche! Dobbiamo essere un po' più prudenti, Morphle. Sembra che trasportino una sostanza zuccherina. Continuiamo a cercare. Non sono sicura che il fiore sia davvero nella giungla, Morphle. L'ho fiutato anch'io, Morphle! È un profumino squisito! Facciamolo subito al signor gelataio! Non ci vorrà ancora molto tempo! Evviva, gelato! Ed ecco a voi il gusto più buono! Caspita, è veramente buonissimo! Buono! Gelato! Ancora? Mi dispiace, Morphle, ma con un fiore quello è tutto il gelato che ho potuto fare! Però puoi sempre leccare il cucchiaio! Sì! Mister Action! Vediamo se sei capace di battere la mia auto volante! Arrenditi, Mister Action! Oh, così non vale! Questo lo prendo io, pomodorino parlante! E se per caso aveste intenzione di seguirmi, ve la dovrete vedere con la mia auto vivente! Oh! Scappato! Non preoccuparti, vedrai che lo prenderemo! E Mimi, fai tornare normale l'automobile! Oh oh! Ho paura che ci voglia qualcosa di meglio! Morphle! Trasformati in un supereroe! Superiamolo in volo, Morphle!
Andiamocene via di qui! Se tieni tanto a questo bambolotto, ecco! Prendilo! Oh no, Mr. Action! Lascia perdere, Morphle! Dobbiamo acchiappare il Professor Evil! Lasciali andare o dovrai vedertela con me, rottame! Mr. Action! Sempre in mezzo a rovinare tutto! Ma non oggi, mio caro! Su, andiamo! Ehi! Dove stai scappando? Eh? Ehi! Tieni giù quelle mani! E Mimi, presto, soffia! Sono felice che tutto sia tornato normale. Ehi, Mila e Morphle, la mia casa sembra scomparsa. Voi sapete che cosa sia successo? Ecco, un'idea ce l'abbiamo. Oh? Ehi, attento, Morphle! Telefox ha preso l'influenza magica, quindi devi mantenere le distanze per un po'. Oh! Wow! E tu non hai paura di ammalarti? Solo gli animali magici prendono l'influenza magica. Io e Telefox resteremo chiusi in casa per essere sicuri che gli altri animali magici non si ammalino. Oh, no, giocare no! Non preoccuparti, noi ci divertiremo anche in casa. Vero, Telefox? Oh! Oh, guarda! Oh. Come mai c'è questa macchia colorata? Ho paura che anche Croma si sia beccato l'influenza magica. Tu non andargli vicino, Morphle. Buongiorno, signor pittore. Ciao, Croma. Sapete, penso che Croma abbia preso l'influenza magica. Adesso mi è tutto chiaro. Croma ha iniziato a starnutire dopo che una grossa bolla gli è scoppiata proprio sul naso. Dovrebbe tenerlo in casa finché non starà meglio, così non farà ammalare gli altri animali magici della città. Ci divertiremo anche al chiuso. Pensa a tutti i quadri che potremo dipingere. Mila, guarda! Una grossa bolla! Scopriamo da dove viene, Morphle! Wow! Signor Lawrence, dovrebbe portare Mimi a casa. Ha preso l'influenza magica, temo. Oh, no! Deve avergliela trasmessa a una di quelle grosse bolle che vedi.
Torniamo subito a casa e vedrai che starai meglio, Mimi. Oh? Altre bolle! Dobbiamo assolutamente scoprire da dove provengono. Guarda, Morphle, c'è Boba! A casa non gli piaccia. Lo dobbiamo fermare, Morphle! Morphle sta bene? Morphle non sta... Ti senti abbastanza bene per correre dietro a Boba? Certo! Ci siamo quasi! Finalmente ti abbiamo preso! Devi rimanere a casa, Boba! Quando sei ammalato, uscendo, trasmetti la tua malattia a tutti gli altri animali magici della zona, compreso Morphle. Tranquillo, anche in casa ci si può divertire un sacco, vero Morphle? Già! Ma cosa? Vedi, Boba? Anche giocare a casa è molto divertente! Vi acciufferemo sempre! Fareste molto meglio a smetterla di comportarvi male! Se solo avessimo anche noi un nostro morfo! Guarda, compare! Ehi, Orphle! Mi è venuta una grande idea! Sì! Oh? Una scimmia? Ridammi la macchina fotografica! Non è fantastico! Sì, un vero portento! Cosa? Voi come siete usciti di galera? Non nella mia città! Oh no! Ci segue l'agente Freeze! Nessun problema! Orphle, trasformati in un dinosauro! Un T-T-T-T-T-Rex! Oh no! Non male, ma speravo in un dinosauro un po' più grande! Che cos'è tutto questo? Oh, no! Avresti potuto impilare le auto un po' meglio, Orphle. Morphle, trasformati in un elicottero! Grazie, Morphle. I banditi e la loro scimmia mi hanno derubato e poi sono scappati via. I banditi sono scappati con una scimmia? Dobbiamo correre a riprenderli, Morphle! Oh, anche quei banditi hanno usato una grossa gru. Anche loro avevano una gru. Questo è molto strano. Grazie, Morphle.
banditi! E c'è anche Orful con loro! Fermatevi, banditi! Oh, sono Mila e Morful! Ma noi abbiamo Orful! Oh. Trasformati in qualcosa di grosso! Oh. Non potevi diventare qualcosa di più grosso! Oh. Oh. Non così di colpo! Ci hai fatto quasi cadere! Fa attenzione! Cosa? Sei troppo lento! Qui dentro si sta troppo stretti. Già, diventa più spazioso, Orful. Basta! Aiuto! Orful non gioca più con banditi. Ecco cosa succede quando ci si comporta male, banditi.